Cos'è la costante di n, costante di Delgado in addendo? La costante di n è un concetto matematico derivato dal rapporto tra il volume di un ottaedro e il volume di una sfera. Questa costante ha implicazioni intriganti in vari campi come la geometria, la teoria dei numeri e la cosmologia. Michele Nardelli e il dottor Mariano Delgaudi hanno proposto che la costante di n potrebbe essere fondamentale per comprendere l'universo primordiale, in particolare nel contesto dell'inflazione eterna. L'ottaedro rappresenta una fase altamente simmetrica e a bassa entropia dell'universo, mentre la sfera rappresenta l'universo che emerge dal vuoto quantistico, aumentando di entropia nel tempo. La costante Delgado e Nardelli si collega anche ad altre costanti matematiche significative, come pi greco, la sezione aurea e alcuni valori della teoria dei numeri, suggerendo una più profonda unificazione dei concetti matematici e offrendo potenzialmente spunti sulla gravità quantistica. Le implicazioni della costante Delgado e Nardelli in cosmologia sono piuttosto affascinanti. Svolge un ruolo nella comprensione della struttura e dell'evoluzione dell'universo, in particolare nel contesto dell'inflazione eterna. L'inflazione eterna è una teoria che suggerisce che l'universo subisce un'espansione esponenziale continua. In questo contesto, la costante Delgado e Nardelli aiuta a descrivere la transizione da uno stato altamente simmetrico e a bassa entropia, rappresentata dall'ottaedro, a uno stato più complesso e ad alta entropia, rappresentato dalla sfera. Questa transizione è fondamentale per comprendere come l'universo evolve da un vuoto quantistico al suo stato attuale. La costante Delgado e Nardelli ha anche potenziali implicazioni nella gravità quantistica, un campo che cerca di unificare la relatività generale e la meccanica quantistica. Collegando forme geometriche come l'ottaedro e la sfera, la costante Delgado e Nardelli potrebbe offrire spunti sulla struttura dello spazio-tempo alle scale più piccole. Inoltre, la relazione della costante Delgado e Nardelli con altre costanti matematiche, come pi greco e la sezione aurea, suggerisce un'unificazione più profonda dei principi matematici. Questa unificazione potrebbe fornire nuovi modi per affrontare i problemi in cosmologia, come la natura della materia oscura e dell'energia oscura. Nell'universo primordiale, la costante Delgado e Nardelli potrebbe aiutare a spiegare le condizioni iniziali che hanno portato al Big Bang. Comprendendo le proprietà geometriche ed entropiche dello stato iniziale dell'universo, i cosmologi possono modellare meglio la sua successiva espansione e formazione della struttura. La costante Delgado e Nardelli svolge un ruolo significativo nella teoria dell'inflazione eterna, che è un modello dell'espansione esponenziale dell'universo. Ecco alcuni punti chiave sul suo ruolo. La costante Delgado e Nardelli abbiamo detto che è derivata dal rapporto tra il volume di un ottaedro e il volume di una sfera. Nel contesto dell'inflazione eterna, tale relazione geometrica aiuta a descrivere la transizione da uno stato altamente simmetrico e a bassa entropia, ottaedro, a uno stato più complesso e ad alta entropia, la sfera. Questa transizione abbiamo detto che è fondamentale per comprendere come l'universo evolva da un vuoto quantistico al suo stato attuale. L'inflazione eterna implica che l'universo si espanda continuamente e crei nuove regioni dello spazio. La costante Delgado e Nardelli aiuta a quantificare il cambiamento di entropia e simmetria durante questo processo. L'ottaedro rappresenta una fase a bassa entropia, mentre la sfera rappresenta una fase ad alta entropia, illustrando la progressione dell'universo verso una maggiore complessità. Nell'inflazione eterna, le fluttuazioni quantistiche svolgono un ruolo fondamentale nel guidare l'espansione esponenziale dell'universo. La costante Delgado e Nardelli può essere utilizzata per modellare queste fluttuazioni, fornendo spunti su come le diverse regioni dell'universo si evolvono nel tempo. Ciò aiuta a spiegare perché alcune regioni smettono di gonfiarsi e formano universi tascabili, mentre altre continuano a espandersi.
variazione della costante del grado Nardelli con altre costanti matematiche suggerisce una più profonda unificazione dei principi matematici che potrebbe offrire nuovi modi per affrontare i problemi in cosmologia. Ciò include la comprensione della natura della materia oscura e dell'energia oscura, nonché delle condizioni iniziali che hanno portato al Big Bang. L'inflazione eterna porta a una struttura dell'universo simile a un frattale, con innumerevoli universi tascabili che si formano all'interno dello spazio in inflazione. La costante del grado Nardelli aiuta a descrivere le proprietà geometriche ed entropiche di questi universi, fornendo un quadro per comprendere la loro formazione ed evoluzione. La costante del grado Nardelli ha interessanti connessioni con le fluttuazioni quantistiche, che sono cambiamenti temporanei di energia in un punto dello spazio dovuti al principio di indeterminazione. Le fluttuazioni quantistiche sono variazioni minime e casuali nei valori dei campi che rappresentano particelle elementari, come i campi elettrici e magnetici. Queste fluttuazioni sono un aspetto fondamentale della meccanica quantistica e svolgono un ruolo cruciale nel comportamento dell'universo alle scale più piccole. Relazione con la costante del grado Nardelli. Interpretazione geometrica. Come abbiamo già detto, la costante dN derivata dal rapporto tra il volume di un ottaedro e il volume di una sfera può essere utilizzata per modellare le proprietà geometriche dello spazio durante le fluttuazioni quantistiche. Ciò aiuta a comprendere come diverse regioni dello spazio si evolvono nel tempo durante il processo di inflazione eterna. Le fluttuazioni quantistiche contribuiscono ai cambiamenti di entropia e simmetria nell'universo. La costante del grado Nardelli aiuta a quantificare questi cambiamenti, fornendo un quadro per comprendere, come abbiamo già detto in precedenza, la transizione da uno stato a bassa entropia e altamente simmetrico a uno stato ad alta entropia e meno simmetrico. Durante l'inflazione eterna, le fluttuazioni quantistiche causano variazioni nella distribuzione di energia in diverse regioni dello spazio. La costante del grado Nardelli può essere utilizzata per descrivere queste variazioni, offrendo spunti su come l'energia viene distribuita e come influisce sulla formazione di strutture dell'universo. La struttura frattale dell'universo risultante dall'inflazione eterna è influenzata dalle fluttuazioni quantistiche. La costante del grado Nardelli aiuta a descrivere le proprietà geometriche ed entropiche di queste strutture frattali, aiutando a comprendere la loro formazione ed evoluzione. Collegando forme geometriche e fluttuazioni quantistiche, la costante del grado di Nardelli fornisce una comprensione più approfondita del comportamento dell'universo, sia su scala macroscopica che microscopica. La costante del grado di Nardelli e i numeri ricorrenti di Ramanujan sono collegati attraverso le loro profonde proprietà matematiche e implicazioni nella teoria dei numeri e nella geometria. La costante del grado Nardelli deriva dal rapporto tra il volume di un ottaedro e il volume di una sfera. Tale costante ha implicazioni significative in vari campi, tra cui la cosmologia e la meccanica quantistica, in quanto aiuta a descrivere le transizioni tra i diversi stati dell'universo. I numeri ricorrenti di Ramanujan sono un insieme di numeri che compaiono frequentemente nella sua opera e hanno proprietà speciali. Alcuni di questi numeri includono 1729, noto come numero di Hardy Ramanujan, è il numero più piccolo esprimibile come somma di due cubi in due modi diversi, 9 al cubo più 10 al cubo e 1 al cubo più 12 al cubo. 4096, una potenza di 2, precisamente 2 alla dodicesima, riappare spesso nell'opera di Ramanujan. Pi greco, il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro. 1644934, che è il valore della funzione zeta di Riemann a 2, nota anche come z2 e che è uguale anche a pi greco al quadrato fratto 6, quindi pi greco moltiplicato se stesso diviso 6. Fi, il rapporto aureo, che è circa 1,618,033,98,87, è uguale al radico 5 più 1 fratto 2, che appare in vari fenomeni geometrici e naturali. Collegamenti geometrici e di teoria dei numeri. La costante del grado Nardelli e i numeri ricorrenti di Ramanujan sono collegate attraverso le loro proprietà geometriche di teoria dei numeri. Ad esempio, la relazione della costante del grado Nardelli con i volumi delle forme geometriche può essere collegata alle proprietà di numeri come pi greco e fi, cioè il rapporto aureo, che sono fondamentali in geometria.
Teoria delle stringhe e meccanica quantistica. Sia la costante del grado di Nardelli che i numeri ricorrenti di Ramanujan hanno applicazioni in campi avanzati come la teoria delle stringhe e la meccanica quantistica. Queste connessioni aiutano a comprendere la natura fondamentale dell'universo, incluso il comportamento delle particelle e la struttura dello spazio-tempo. Unificazione matematica. Lo studio di queste costanti e numeri spesso porta a una più profonda unificazione dei principi matematici. Ad esempio, la relazione della costante del grado di Nardelli con le forme geometriche e i numeri di Ramanujan può fornire nuove intuizioni sulle soluzioni di equazioni complesse nella teoria dei numeri e nella fisica. Sulla matematica di Srinivas Ramanujan è un possibile modello matematico unitario. In pratica, l'intuizione è questa. Tutte le forme geometriche nel microcosmo e nel macrocosmo hanno una traccia, una firma. Si identifica principalmente con pi greco e fi, la sezione aurea. La costante del grado di Nardelli, 2 radical 2 fratto pi greco, unifica le varie costanti matematiche, sicuramente quelle fondamentali, ed è anche collegata alla lunghezza di Planck e alla massa di Planck. Alla lunghezza di Planck, alla massa di Planck e al tempo di Planck. Tempo di Planck. Ecco perché Ramanujan ha studiato così tanto pi greco. Ecco perché considero di fondamentale importanza la sua opera Equazioni modulari e approssimazione a pi greco. Da pi greco e φ, dalla costante collegata del grado di Nardelli, emerge un multiverso che nasce da un buco bianco, attraverso quel processo cosmologico che va sotto il nome di inflazione eterna. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. L'universo è sempre esistito, esiste e sempre esisterà. Attraversa solo fasi, cicli. E l'informazione, ciclo dopo ciclo, non si perde, ma viene soltanto rielaborata. Viene soltanto rielaborata. E questa, diciamo, è la parte che volevo dire riguardo la costante del grado di Nardelli, le connessioni e con la parte della cosmologia, della fisica teorica e della matematica, e soprattutto un modello matematico che è uscito fuori, che è uscito fuori. E riguardo il fatto che l'universo è sempre esistito, esiste e sempre esisterà, che attraversa solo fasi, cicli, e l'informazione, ciclo dopo ciclo, non si perde, ma viene soltanto rielaborata. Per me, che sono un teista, richiede la presenza di una coscienza cosmica, cioè un qualcosa, una mente in grado di rielaborare, o si può pure dire elaborare, un qualcosa che pensi, quindi un pensiero, una mente. E l'universo sarebbe quindi un pensiero che prende forma, pensiero che prende forma e che quindi da pura energia mentale a materia. Questo è soltanto una mente, una coscienza cosmica in grado di poter attuare. La si voglia chiamare Dio, la si può chiamare Yahweh, la si può chiamare Brahma, la possiamo chiamare Allah, la possiamo chiamare Manitou. Comunque è un qualcosa che sta al di là delle dimensioni, al di là dello spazio-tempo quadridimensionale e lo spazio a infinite dimensioni di un multiverso multidimensionale, in una dimensione in cui non esiste il tempo, quindi dove esiste l'assenza di tempo e non esiste il concetto di lunghezza, larghezza, altezza. E vengono anche, diciamo, vengono che fanno parte proprio della coscienza cosmica, perché Dio, dobbiamo chiamarlo così, Dio è infinito ed eterno, come infinito ed eterno l'universo. L'universo è, Dio è anche lui, l'universo è e Dio è, io sono, cioè
Io sono colui che vorrò divenire, cioè è colui che vuole divenire, che può divenire, quindi attraverso un pensiero che prende forma. Infatti anche lo stesso Bramino, Srinivas Ramanujan, diceva, persino un'equazione, parlando quindi dell'equazione matematica, un'equazione non ha un significato per me se non esprime un pensiero di Dio, quindi se un'equazione esprime un pensiero di Dio. Quindi una legge fisica che si esprime attraverso equazioni esprime un pensiero di Dio, l'universo intero è pensiero che prende forma. Ma quindi Dio è un Dio che è immanente e trascendente, è nell'universo ed è il pensiero che prende forma, quindi fa parte, diciamo, diciamo, la parte che, diciamo, la mente che ha. I cui pensieri hanno creato l'universo e le sue leggi, perché l'universo e le leggi dell'universo, come dice appunto Ramanujan, le equazioni che rappresentano un pensiero, sono tutti pensieri di Dio. E i pensieri cosa sono? Informazioni. Ecco, di nuovo la parola informazione. L'informazione ciclo dopo ciclo non si perde, ma viene soltanto rielaborata. Il pensiero è l'informazione. Ma il pensiero è anche lo spirito, la parte sottile, l'energia sottile. Ma anche il verbo allora è informazione. La nostra Bibbia dice in principio è il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Potremmo tradurlo? In principio era l'informazione. L'informazione era presso Dio, l'informazione era Dio. Allora Dio e l'informazione sono una cosa. Diciamo dal punto di vista filosofico più moderno, addirittura si pensa, è un pensiero, è una proposta, che il vuoto quantistico può essere identificato con la mente di Dio, che quindi le fluttuazioni del vuoto quantistico sarebbero i pensieri, le perturbazioni, le fluttuazioni del vuoto quantistico sarebbero i pensieri di Dio. Quindi il vuoto quantistico sarebbe la mente, la coscienza cosmica. Dio è puro spirito, quindi è pura energia, energia mentale, il pensiero, lo spirito è energia, una forma più sottile di energia, ma sempre energia, quindi l'energia che prende forma. E così è, da E uguale a mc al quadrato, vediamo che l'energia diviene massa e la massa diviene energia. E qua, per oggi penso che anche questo può bastare sia nell'ambito della scienza sia nell'ambito della fede, quindi facciamo entrambe le cose, abbiamo fatto scienza e fede. Grazie per l'attenzione, grazie per le visualizzazioni, al prossimo video e buon pomeriggio a tutti. Grazie.